Sospiro di sollievo, ecografia negativa per Luca Palmiero, che però accusa ancora fastidio all'iliopsoas, muscolo situato nell'anca. Il metronomo biancazzurro si era fermato nei minuti iniziali dell'ultima sfida con Catanzaro. Previsti ulteriori accertamenti, scontata l'assenza nel prossimo match interno con la Virtus Francavilla. Buone notizie circa le condizioni di Cancellotti e Jabua, tornati in gruppo già dalla giornata di ieri. Il prossimo avversario sarà appunto la Virtus Francavilla, pugliesi settimi in classifica, in zona playoff, ma disastrosi in trasferta. Una vittoria, tre pareggi e ben 13 KO. Per rendimento esterno, con appena 6 punti in 17 partite, la Virtus Francavilla è la peggiore squadra dell'intera Lega Pro. Nel girone C ha fatto finanche meglio la Cenerentola Andria, che lontano dal pubblico amico ha raccolto 8 punti. Appena 10 gol realizzati in trasferta, leggermente meglio del Taranto, 7 reti e della Gelbison 9, 29 i gol subiti, peggio hanno fatto Avellino 30 e Andria 31. Totalmente opposto invece lo score casalingo, 39 punti in 17 gare, 33 gol realizzati e 14 incassati. Il 31enne Cosimo Patierno è il bomber della Virtus Francavilla, l'ex Teramo, 40 presenze e 3 reti dal 2012 al 2014, è andato a bersaglio 17 volte, 7 i centri di Maiorino, a lungo trattato la scorsa estate dal Delfino, 6 invece del brasiliano Murilo. Sistema di gioco 3-5-2, 3 gli ex Andrea Cisco, Alessandro Minelli, primavera Delfino stagione 2017-18 e Davide De Marino. Il tecnico è Antonio Calabro, già alla guida della Virtus Francavilla nel triennio 2014-17, quando ha conquistato due promozioni portando il club di Francavilla Fontana, provincia di Brindisi, dall'eccellenza alla prima storica promozione in C, al debutto nel campionato di Lega Pro, quinto posto e playoff. Dopo varie esperienze, la scorsa estate Calabro è tornato alla guida della Virtus Francavilla con Zeman un incrocio in B. Il 30 settembre 2017, Calabro, allenatore del Carpi, che in casa viene sconfitto 1-0, match winner Capone. Nella gara di ritorno, un recupero giocato il 13 marzo 2018, la vendetta, per così dire, del tecnico leccese che spugna l'Adriatico. Nelle immagini il gol partita di Sabbione sulla panchina biancazzurra, Massimo Epifani, da poco subentrato a Zeman. Da calciatore era un difensore. Antonio Calabro ha giocato a Castel di Sangro in B nella stagione 1997-98, in totale Coppa Italia compresa 20 presenze. Pericolo giallo per i biancazzurri, 8 infatti i giocatori in diffida: Jabua, Palmiero, Aloi, Crescenzi, Milani, Brosco, Boben e Cuppone.